Probabilmente la maggior parte dei convenuti in questa sala stasera ritiene, come moltissime altre persone di tutto il mondo, che Sherlock Holmes sia un personaggio immaginario, partorito dalla fantasia di Sir Arthur Conan Doyle, un medico scozzese dedicato sia alla letteratura per pene dei clienti, che si sarebbe ispirato ad alcune caratteristiche di un suo maestro, il dottor Joseph Bell. Ma molte altre persone di tutto il mondo e con loro non sono d'accordo con questa ipotesi, della cui inattendibilità hanno riportato anche alcune prove. E giocano il cosiddetto grande gioco, secondo il quale Conan Doyle è lo pseudonimo con il quale il dottor Watson firmava i suoi scritti. Da più, qualcuno concede che sia stato soltanto un agente letterario. Tutto quanto appare nel canone, cioè nei racconti e romanzi firmati da Watson, è vero. Sherlock Holmes è nato il 6 gennaio del 1854. Non è nota la data della sua eventuale morte. Anzi, per quello che se ne sa, potrebbe essere ancora vivo. Le conseguenze dirette di queste assioni sono prevalentemente due. Trovare le ragioni plausibili per giustificare eventuali discrepanze tra quanto riferito da Watson e quanto riportato da altri cronisti del tempo, e costruire le possibili interazioni di Holmes e Watson con i personaggi pubblici loro contemporanei, scrittori, uomini politici, artisti, militari, governanti, musicisti, medici, scienziati, possono in questa prospettiva aver incontrato Holmes, averne chiesto aiuto, avere proposto enigmi sui quali applicare la sua arte investigativa. Nell'ambito di questa impostazione, che ricostruisce fatti storicamente possibili, questa è la trascrizione di un incontro tra Vilma Norman e Ruda, una famosissima violinista, che Holmes e Watson andarono a sentire suonare il 5 marzo 1881. È John Watson, il biografo e cronista delle imprese di Sherlock Holmes. Quali siano state le motivazioni di questa conversazione non è del tutto chiaro. Holmes potrebbe essere stato incaricato da qualcuno di indagare sulla Neruda e Watson potrebbe essere stato mandato a raccogliere le prime informazioni sulla musicista. Oppure, visto il successo del suo lavoro letterario con il detective, potrebbe egli stesso aver deciso di allargare il numero dei personaggi dei quali scrivere una biografia, rivolgendosi perciò personalmente alla Neruda. Oppure ancora, potrebbe essere stata la stessa Vilma a chiedere aiuto a Holmes e il dottore sarebbe stato mandato in una scoperta. Sia come sia, per lui l'importante è goderci la loro chiacchierata, sicuri che ne saremo sorpresi e stimolati. A voi chiediamo solo di sospendere il giudizio, senza necessariamente condividere il nostro punto di vista, e di lasciarvi andare alla dimensione della possibilità.